Ben ritrovati con le notizie dai territori di Bari, Bat e Foggia, imprese 231, un binomio vincente. Questo è il tema del seminario organizzato da Confindustria e dall'Ordine degli Avvocati di Bari e Bat. L'occasione è servita per fare il punto sulla riforma della giustizia, definita dal presidente degli industriali Fontana, indispensabile per il rilancio dell'economia. Tra i relatori, i procuratori Nitti e Rossi ed il sottosegretario Sisto. Imprese, decreto legislativo 231, un binomio vincente, questo è il tema di un seminario organizzato da Confindustria e dagli ordini degli avvocati di Bari e Bat, un laboratorio attraverso il quale aprire il dialogo tra imprese e magistratura sui temi della legalità, un confronto per fare il bilancio a distanza di 20 anni dall'entrata in vigore del decreto 231 con lo scopo di promuovere una maggiore conoscenza dei meccanismi aziendali nell'ottica della tutela del datore di lavoro e più in generale delle aziende. L'occasione è servita per fare il punto sulla riforma della giustizia definita dal presidente di Confindustria, Sergio Fontana, indispensabile per il rilancio dell'economia. Abbiamo necessità che lo Stato sia dalla nostra parte, abbiamo necessità di regole certe, un mondo senza regole è una giungla e noi abbiamo necessità di regole poche e certe, avere una giustizia certa, e oggi parleremo di questo con i due procuratori della Repubblica e con il sottosegretario Sisto. Avere una giustizia certa aiuta il mondo dell'economia, il mondo delle imprese, il mondo sano, di chi vuol fare imprese in maniera sana e corretta. Le imprese invocano la riforma della giustizia per il rilancio dell'economia che ormai appare indispensabile. Le imprese invocano più interesse, soprattutto nel mezzogiorno. La 231 è uno strumento, quello di cui oggi discutiamo, fondamentale, perché dà trasparenza, forza, capacità di stare sul mercato e soprattutto oggi proviamo ad aprire una specie di laboratorio di legalità in cui, con l'apporto fondamentale dei due procuratori della Repubblica, proviamo ad aprire un dialogo fra coloro che producono e coloro che controllano la correttezza dello stare sul mercato. Parliamo del tema della riforma della giustizia, un tema particolarmente complesso, anche all'interno della magistratura ci sono posizioni diversificate. Personalmente ritengo che quello sforzo che si sta portando avanti debba essere necessariamente preceduto da quello di riorganizzazione delle strutture. Le strutture sono adesso assolutamente in grande sofferenza. Pensare di far partire una riforma più evoluta della giustizia con le attuali risorse significa condannare inevitabilmente il processo alla estinzione, nel senso che non si perverrà di un risultato utile, parlo del processo penale in modo particolare. Purtroppo noi viviamo in un mondo molto complesso e questo ovviamente si proietta anche nel mondo del diritto, però non c'è dubbio che ci sono alcune discipline che sono chiare. Io penso che un approfondimento tecnico può essere, come in questa occasione d'incontro, il modo con cui si costruiscono insieme queste certezze. Adesso parliamo della forte ondata di maltempo che si è abbattuta nel weekend sul Gargano meridionale, causando notevoli disagi alla circolazione stradale. C'è addirittura chi ne ha approfittato per prendere la moto d'acqua. A San Giovanni Rotondo c'è chi è salito in sella ad una moto d'acqua, divertendosi a solcare i fiumi di pioggia creatisi in città. È il lato più goliardico ed esilarante della mega ondata di maltempo che dalla scorsa notte si è abbattuta sulla provincia di Foggia, creando notevoli disagi soprattutto alla viabilità del Gargano meridionale, acqua che in alcuni comuni del promontorio è caduta copiosa, creando allagamenti di oltre 20 centimetri e riversandosi poi a valle, dove si sono registrati smottamenti, frane e danni importanti alla circolazione. Qui siamo sui tornanti che portano alla città di San Pio e le immagini parlano da sole. Detriti e fanghi hanno reso impraticabili molte strade, tra cui la SP26 che collega Foggia a San Marco in Lamis, passando per Borgo Celano, e la SP28, la cosiddetta pede garganica, invasa da un mare di acqua piovana proveniente dalle montagne, soprattutto nella zona tra Rignano Garganico e il torrente Candelaro. Non solo strade di campagna, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro anche nei centri abitati, dove si sono verificati allagamenti di box e scantinati, oltre allo sbriciolamento di asfalto in alcuni punti a San Marco in Lamis. Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone evacuate, danni minori anche nella zona nord del Gargano, con allagamenti tra Cagnano, Varano e Ischitella. Adesso vi facciamo vedere le immagini relative a questa mattina, quando è stato ricordato l'assassinio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta in via D'Amelio. Bari ha ricordato così l'accaduto.
29 anni sono trascorsi da quel tragico 19 luglio del 1992, quando un'autobomba con 50 kg di tritolo esplode in via D'Amelio a Palermo, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e 5 membri della sua scorta. Una ferita mai rimarginata e tante verità ancora da portare a galla, ma la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accomunati dall'impegno contro la mafia e dal sacrificio della vita, diede il via a una reazione che non si è ancora esaurita. Un sacrificio, un impegno al quale nell'anniversario di via D'Amelio anche il comune di Bari rende omaggio con la deposizione di una corona nella via dedicata ai due giudici palermitani e davanti al parco che porta il nome dell'unica donna della scorta, Emanuela Loi. Abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi, agli appartenenti alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine e soprattutto ai giovani, per fare in modo che i valori della legalità si affermino sempre di più, proprio nel rispetto di coloro che hanno dato la vita per la legalità nel nostro paese. Non dimentica e ricorda, questo è l'indirizzo più importante, sicuramente quello di ricordare, di spiegare che cosa è successo, che queste vittime insomma non siano invane per tutto quello che l'intera nazione sta facendo. Grandi risultati li stiamo ottenendo grazie alle forze dell'ordine, alla collaborazione anche dei cittadini, che sono molto più attenti a segnalare sia il malaffare ma anche se c'è qualcosa che non va in città. Restiamo a Bari, dove sul lungomare è stata posizionata una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di abusi e violenza. Una panchina rossa sul lungomare di Bari per ricordare tutte le donne vittime di violenza e di genere e invitare a denunciare. E questa è l'iniziativa promossa dall'associazione Gens Nova e da numerose associazioni del territorio che ogni giorno combattono contro questa forma di violenza. L'obiettivo è, oltre a trasmettere un messaggio attraverso un simbolo collocato in un luogo molto frequentato della città, fornire un aiuto concreto a tutte quelle donne che sono vittime di violenza attraverso l'installazione di una targa che riporta il numero di emergenza 340-5600-875, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per ricevere le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking, che si possono rivolgere in pieno anonimato. Abbiamo i numeri dell'ultimo anno, sono circa 38 nei primi tre mesi, nel primo trimestre, quindi sostanzialmente il trend è lo stesso, una piccolissima oscillazione di morti, ma invece c'è stato un aumento spaventoso di violenze non sfociate in morte, e che cambia poco, sì, per carità, finché si è vivi va benissimo, però in realtà il fenomeno della violenza è ancora vastissimo ed è, a mio avviso, non ancora ben contrastato. Noi dal codice rosso, noi per primi, ci aspettavamo qualcosa di più. In realtà, se si analizza il codice rosso nei dettagli, diciamo che è più fumo che arrosto. La violenza sulle donne è un problema attualissimo che si è acutizzato anche durante il periodo del lockdown, e le donne non devono avere vergogna nella denuncia di violenze di qualsiasi tipo e di qualsiasi età soprattutto. Riteniamo che oltre, al di là di questo momento simbolico, bisogna socializzare tra le persone, tra la gente, soprattutto tra i giovani, e quindi anche con l'intervento delle istituzioni a partire dalla scuola, un cambio di passo rispetto a quanto ogni giorno ci capita di ascoltare, le violenze che le donne subiscono, specialmente tra le mura delle famiglie. Cambiamo argomento. Chiese chiuse, chiesa aperta. Come ha influito il lockdown e la pandemia sulla comunità ecclesiastica pugliese? La Caritas di Puglia ha fotografato il periodo nel suo rapporto annuale. Come ha influito il lockdown sulla Chiesa Cattolica? Si chiama Report Chiese Chiuse e Chiesa Aperta, la testimonianza della carità nelle chiese di Puglia al tempo della pandemia. Il report a cura della delegazione regionale Caritas Puglia, presentato a Bari nella sede dell'ente. Il primo lockdown, si legge nelle prime pagine del report curato dalla sociologa Serena Quarta, è stato un periodo in cui le chiese sono state chiuse al culto pubblico a causa delle restrizioni, eppure la comunità ecclesiale ha vissuto il suo essere chiesa in maniera forse ancora più dirompente che in passato, con una testimonianza di carità che è stata un lievito che ha fatto fermentare la massa. Agli occhi di tanti un servizio inatteso, agli occhi dei credenti la naturale conseguenza dell'essere chiesa, comunità dei credenti e degli amanti, mai chiusa, bensì sempre aperta alla speranza.
Un messaggio è che c'è il messaggio drammatico che praticamente i servizi che venivano fatti precedentemente già da Caritas si sono raddoppiati e quindi la drammaticità sta nel fatto che alcune problematiche si sono moltiplicate, raddoppiate almeno, con tutto quello che questo significa. Ci sono alcune famiglie che hanno un certo numero di figli e non possono affrontare i cambiamenti che sono in atto, ci sono famiglie che hanno un reddito non sempre dichiarato perché c'è una precarietà del lavoro e poi c'è tutta la questione anche di una povertà sommersa che a vari volti. A Foggia, seconda dose di vaccino per i braccianti delle campagne. Salute e Lavoro, il binomio scelto da molte aziende agricole che hanno aderito alla campagna di Coldiretti. Prosegue la campagna vaccinale di Coldiretti con la somministrazione della seconda dose di vaccino per i 300 braccianti delle campagne foggiane, tra i quali molti extracomunitari che in capitanata occupano quasi un terzo della manodopera richiesta con oltre 1 milione di giornate di lavoro. Sono circa una trentina le aziende agricole del territorio ad aver aderito alla campagna dell'associazione di categoria per tutelare quella fascia di popolazione che può essere considerata invisibile soprattutto di fronte all'emergenza sanitaria. Un impegno che si inserisce in una più ampia manovra di welfare sociale finalizzato ad una maggior tutela del lavoro nei campi. Beh, penso che le immagini parlino da sole, ci sono circa già 300 persone che si vogliono vaccinare, sono tutti braccianti della provincia di Foggia. Salute e Lavoro di pari passo per quello che riguarda le campagne foggiane. È un segnale importante, è un segnale positivo, vuol dire che gli imprenditori sono sempre più attenti a quelle che sono le esigenze del comparto agricolo, ma soprattutto sempre più esigenti per quanto riguarda la salute dei lavoratori. Fa il paio con le chiusure dei contratti provinciali, ci stiamo apprestando a chiudere il contratto provinciale del lavoro, quindi fa parte un po' di quello che è il welfare sociale e dell'impegno degli imprenditori agricoli foggiani per i braccianti all'interno del territorio. I braccianti sono collaborativi, cosa vi dicono? I braccianti sono collaborativi e contenti anche perché in mezzo a loro ci sono molte persone che non erano state raggiunte dai messaggi, non erano state raggiunte dal sistema sanitario pugliese e quindi grazie a questa possibilità sono riusciti ad avere la prima e la seconda dose, oggi abbiamo la seconda dose in maniera veloce e rapida per essere anche loro tranquilli per quanto riguarda la battaglia al Covid che è una delle priorità per quanto riguarda il nostro paese. Un'altra carta d'identità? Restiamo a Foggia, grande partecipazione nei ghetti delle campagne per il tour della filiera etica No Cap per selezionare braccianti a cui prospettare contratti di lavoro regolari. Chi vuole lavorare, chi ha i documenti a posto, lascia i contatti a lei. C'è fame di diritti e di dignità tra i ghetti delle campagne foggiane, ma un mondo nuovo fatto di contratti di lavoro regolari, con paghe ed orari giusti, è possibile perché reale e concreta è la volontà e l'impegno di alcune forze sociali per cambiarlo nell'immediato. Un esempio lo è la filiera etica di No Cap, l'associazione internazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, creata nel 2017 grazie soprattutto al contributo dell'attivista Ivan Sagnier, insignito nel 2019 dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Sagnier ha partecipato nelle scorse ore ad un tour di selezione dei lavoratori per la filiera No Cap, tra i ghetti delle campagne foggiane. Arricchito da un'assemblea pubblica sul lavoro regolare all'interno dei luoghi della contraddizione e del disagio, quale ad esempio Borgo Mezzanone, nei prossimi giorni i lavoratori selezionati verranno trasferiti verso gli alloggi confortevoli del villaggio Don Bosco della comunità Emmaus, da dove partiranno con i mezzi di trasporto No Cap verso i campi dell'azienda Prima Bio. La grande partecipazione dei braccianti raggiunti nei ghetti, la loro presenza, le loro voci, al grido di tornate di nuovo, tornate presto, hanno dimostrato la consapevolezza del bisogno di un modello nuovo improntato alla solidarietà, integrazione, ma soprattutto legalità. No Cap, va su internet, vedi No Cap e ha tutte le informazioni.
Andiamo adesso a Polignano, è terminata a lieto fine la vicenda della scomparsa dell'83enne che dal pomeriggio di ieri ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità polignanese. L'anziano privo di telefono ed in stato confusionale si era allontanato dopo mezzogiorno dalla propria abitazione ubicata in una zona di campagna fuori dal centro abitato, facendo perdere le proprie tracce. L'anziano è stato trovato nelle prime ore della mattina dai militari dell'arma dei carabinieri, disorientato, scalzo ma in buone condizioni di salute. Accovacciato in un terreno arato vicino alla strada comunale Giobane, a circa un chilometro in linea d'aria dalla propria abitazione, dove probabilmente aveva trascorso la notte. Il nonnino, dopo aver abbracciato i propri familiari, è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Cambiamo argomento, andiamo adesso nella BAT. L'impegno della Regione Puglia a finanziare il patto territoriale del Nord Barese o Fantino, finito per anni nel dimenticatoio, tornerà ad occuparsi di progetti e finanziamenti. Sentiamo. Per il patto territoriale Nord Barese o Fantino uno spiraglio di luce c'è. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri regionali Francesco Ventola di Fratelli d'Italia e Ruggero Mennea del Partito Democratico, una mozione con la quale la Regione Puglia si impegna a sottoscrivere l'accordo quadro e a finanziarlo per gli anni 2021, 22, 23 e 24. Dopo essere finito nel dimenticatoio, il patto punta a rilanciarsi nella realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio tutto, che intercettino quanti più finanziamenti possibili nazionali e comunitari a beneficio della Regione Puglia e dei comuni soci. In effetti sono stati anni difficilissimi gli ultimi tempi, però dobbiamo partire dalla grande lungimiranza che i sindaci di oltre 20 anni fa ebbero quando hanno dimostrando che stando insieme si riescono ad attingere a tantissime risorse economiche, a beneficio di chi? Di tutte le imprese del territorio, il comparto agricolo, industriale, socio-economico, per cui non bisogna mettere da parte tutto quello che è stato fatto, anzi ripartire da quelle professionalità che negli anni si sono formate. È vero, gli ultimi anni sono stati anni difficili, ma perché c'erano poche risorse finanziarie in giro da poter attingere e anche i comuni hanno avuto delle difficoltà di natura economica e quindi sono state costrette a recedere anticipatamente alla scadenza naturale del patto. Ed è adesso, in questo momento, che interviene la Regione Puglia, che a seguito di una legge approvata la scorsa legislatura è nelle condizioni di poter sostenere finanziariamente attraverso l'attività di alcune commesse che sicuramente il patto territoriale può fare a beneficio del nostro territorio e anche del comune di Carato, ad una condizione che i comuni tutti rientrino o la maggior parte di essi rientrino, perché ci può essere una fase di rilancio in una fase storica in cui servono progetti e progettualità definitive, altrimenti dei tanti miliardi che sentiamo parlare in giro nessuno può essere nelle condizioni di poterle attingere, attrarle e spenderle. Cambiamo argomento, vendite record per Primitivo e Negramaro Pugliese. I prodotti dei nostri vigneti sono rispettivamente primo e quarto nella classifica degli acquisti dei clienti della grande distribuzione. Sarà che si è bevuto per dimenticare che fuori ci fosse la pandemia, per concedersi un attimo di distrazione in un periodo zeppo di brutte notizie, o perché stando di più a casa si è avuto il tempo per apprezzare la qualità di un vino che è il fiore all'occhiello della produzione pugliese. L'anno del Covid è coinciso con il record storico delle vendite di Primitivo e Negramaro Pugliese, più 23,5% per il primo in vetta agli acquisti della grande distribuzione italiana, più 14,6% per il secondo, quarto nella stessa graduatoria. E quanto afferma Coldiretti Puglia sulla base dei dati IRI, che includono anche le rilevazioni dei discount, di pari passo aumenta anche la produzione del biologico, rimarca Coldiretti. Un ettaro su 8 di vigneto e bio in Puglia, con 17.000 ettari contro i 10.000 di 4 anni fa, è una decisa spinta alla transizione ecologica che ha portato le cantine pugliesi a prestare sempre maggiore attenzione all'ambiente, dal tappo in vetro alla chiusura innovativa carbon neutral, riciclabile al 100% e realizzata con materiali rinnovabili d'origine vegetale, fino al vigneto ad alberello di uve Sauvignon in riva al mare, dagli occhialini utili ad immergersi nelle terre del Negroamaro fino al pesto delle foglie di vite. Sono solo alcune delle novità delle aziende. Capitolo a parte merita la diffusione del wine beauty, dalla crema viso alla linfa di vite, dallo scrub agli scarti di potatura, al gel di uva rassodante, fino alla crema antietà, al nettare di uva. Andiamo a Trani, recuperato Palazzo Ognissanti, la struttura storica del Settecento sarà di punta dell'ospitality di lusso pugliese.
Torna ad abbracciare Palazzo Ognissanti la città di Trani, un recupero architettonico imponente per il palazzo adiacente alla chiesa di Ognissanti, dalla quale per l'appunto prende il nome. Il palazzo patrizio del Settecento, collocato sulla banchina di Trani, fu dell'avvocato Trombetta. Dopo anni di abbandono è stato rilevato dalla famiglia Casillo e oggi diviene struttura d'eccellenza dell'ospitality di qualità di Puglia. La crescita di un territorio passa da questi tipi di investimento. È assolutamente la direzione che questa amministrazione vuole intraprendere, motivo per cui noi saremo sempre al fianco di imprenditori, diciamo, illuminati, forse anche visionari, che hanno forse ben compreso che questa è la vera mission della nostra città. Una città che deve offrire servizi sempre più di qualità, io addirittura direi di lusso, se poco poco ci guardiamo intorno. Sono felice, ne sono felice perché a farlo sono giovani imprenditori tranesi. Trani, perla dell'Adriatico, punta sempre più a divenire la punta di diamante di un turismo del lusso. Trani è una città che ha una grandissima vocazione turistica ed è innanzitutto per la bellezza naturale del suo centro storico e del porto, di tutto quello che è il paesaggio qui attorno a noi, ma anche per la cattedrale, che è sicuramente luogo di grandissimo interesse culturale. Non mancavano in realtà le strutture di qualità a Trani, ma questo è un unicum perché concepisce, contiene all'interno tante attività come la spa, l'hotel, la ristorazione e questo rooftop per gli aperitivi. Trani ha una grandissima vocazione sul turismo di qualità e sulla ristorazione, esempio ne sono i tantissimi colleghi che operano da anni benissimo in questo settore. A Monopoli, 16ª edizione del Gozzo, il premio che riconosce le eccellenze della nostra terra. Vediamo chi sono i premiati di quest'anno. È andata in porto nella suggestiva cornice di Cala Batteria la 16ª edizione de Il Gozzo, premio città di Monopoli. Appuntamento ormai consolidato che riconosce le eccellenze pugliesi che si sono distinte in diversi settori a livello nazionale ed internazionale. Queste le categorie del premio: generazione donna, giovani eccellenti, cultura, informazione, spettacolo e premio della città. Tra i premiati a Giuseppe De Tommaso il riconoscimento per la categoria informazione, al regista Alessandro Piva il premio invece per lo spettacolo. Per la categoria cultura il premio è andato al Marta di Taranto, invece il premio della città di Monopoli, assegnato dall'amministrazione comunale, è stato conferito al professor monopolitano di origine Nicola Petrosillo, fino a qualche settimana fa direttore di malattie infettive dell'Istituto Spallanzani di Roma, e ancora momenti di grande spettacolo con la Rimban Band e gli Italian Tenors. Andiamo a Gioia del Colle, dove si è svolta una tappa del Magna Grecia Fest, tra gli ospiti anche Luca Barbarossa. A Gioia del Colle si è svolta nel chiostro comunale la prima delle quattro serate previste nell'ambito del festival itinerante il Magna Grecia Award and Fest. Prima un talk show con il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto, Gugliotti, e i sindaci di Matera, Bennardi e Gioia del Colle, Mastrangelo, la presenza anche della senatrice Licia Ronzulli. È stato fatto un approfondimento sulle responsabilità dei sindaci durante i 16 mesi di pandemia, ma anche un focus sulla campagna vaccinale in atto e qual è stato il ruolo svolto dai primi cittadini. Un'occasione per il nostro territorio per farsi conoscere, un'occasione anche per dibattere su temi di attualità. Abbiamo una rappresentanza dell'UBI, una rappresentanza ovviamente del sindaco De Caro che rappresenta tutti quanti noi, un costituzionalista che attraverso, diciamo, questo dibattito potrà far emergere quelle che sono le problematiche e le esigenze dei comuni rispetto anche alle riforme che si andranno a discutere nei prossimi mesi. La serata dei Gioia del Colle è stata anche l'occasione per incontrare tre autori di prestigio, Luca Barbarossa, Giovanni Scifoni e Roberto Giacoppo, i quali hanno presentato le loro opere letterarie. Sto facendo una specie di tournée, una volta tanto non fatta di canzoni, di musica dal vivo, ma fatta di racconti. Di storie da condividere, di incontri che ho avuto nella vita fortunati da condividere, e devo dire che ho portato nel cuore, nella testa, una sorta di diario di bordo per tanti anni, non avevo mai deciso
di aprire questo diario agli altri, e l'ho fatto con questo libro, con Non perderti niente. Tra i presenti anche il costituzionalista Alfonso Celotto. Tutti gli ospiti hanno dialogato sul palco con l'ideatore e organizzatore del Magna Graecia Awards, Fabio Salvatore. Deteneva stupefacenti nelle tasche di alcuni giubbotti appesi all'interno della sua cameretta. I carabinieri della compagnia di Modugno hanno arrestato un 29enne fino a ieri incensurato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo averne studiato i movimenti, i militari hanno proceduto all'ispezione del suo appartamento, rinvenendo e sequestrando ben 41 cipolline in cellofano opportunamente sigillate, contenenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, un altro involucro contenente 100 grammi di cocaina pura ancora da tagliare, oltre a un bilancino e alla somma contante di 100 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monopoli 7 kg di datteri di mare pescati illegalmente da 3 sub sulla costa di Polignano a Mare. I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bari per pesca illegale di specie protetta. L'attrezzatura, costituita da bombole da immersione, rettini e mazzole per la distruzione della roccia, è stata sequestrata, mentre i 7 kg di molluschi ancora vivi, su indicazione della competente ASL, sono stati subito riversati in mare. I medici che compongono le USCA della provincia di Bari effettueranno, oltre all'attività di assistenza domiciliare in favore dei pazienti Covid, anche le vaccinazioni anti-Covid e i tamponi, è quanto disposto dal direttore generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce. Nel dettaglio, le USCA che operano nei comuni della provincia svolgeranno attività di assistenza dalle 14 alle 20, mentre la mattina potranno essere chiamati a eseguire le vaccinazioni oppure effettuare tamponi per l'attività di contact tracing. Le USCA attive a Bari città invece passano da 5 a 2, una parte dei medici farà assistenza dalle 8 alle 20, mentre altri saranno impiegati per vaccinazioni ed esecuzioni dei tamponi. Per questa edizione del TG è tutto, a tra poco per lo sport.